Come possiamo costruire un nido artificiale per gli uccelli che frequentano il nostro giardino? Cari amici, io sono Andrea Mangoni e oggi vi mostrerò come costruire una cassetta nido confortevole per gli uccellini semplicemente utilizzando pochissimo materiale con una spesa veramente ridotta. Ma prima vi ricordo che se vi piacciono gli argomenti che tratto potete lasciare un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. E ora vediamo come costruire una casetta per gli uccellini. Molte specie di piccoli uccelli, come ad esempio le cince allegre, le cinciarelle, ma anche merli, codei rossi, pettirossi, possono essere indotti a nidificare nei giardini o vicino alle abitazioni, offrendo loro dei siti adatti per la nidificazione. In particolar modo, molte specie di uccelli, come le cince e alcuni tipi di passero, amano nidificare in natura dentro le cavità degli alberi. Noi possiamo andare a realizzare una sorta di cavo degli alberi artificiali costruendo una cassetta nido, che sarà dotata di un piccolo foro per l'entrata e sarà posizionata a un'altezza di circa 3 metri ed esposta ad ovest-sud-ovest, in maniera tale da imitare le condizioni che i nostri animali preferiscono. Però ora andiamo a vedere nella pratica come ho costruito la mia cassetta nido. Bene, iniziamo subito col vedere il materiale che useremo. Per fare la nostra casetta utilizzerò del lamellare in abete. Userò due tavole da 60x20x1,8 e una tavola da 40x20x1,8. La tavola da 40x20 servirà per il retro, per cui non ci darà grossi problemi. Queste qua invece saranno da tagliare, perché ne ricaveremo lati, fronte, fondo e coperchio della nostra casetta. Cominciamo subito segnando sulla tavoletta da 40 cm dove verranno posizionati i lati. Siccome abbiamo una tavoletta da 40 cm, il nostro nido nella parte più alta sarà largo 25, lo posizioneremo centralmente, per cui lasceremo 7,5 cm per ognuno dei lati. Questa è la tavoletta invece da 60 cm. Qui andremo a realizzare i due laterali, che saranno lunghi posteriormente 25 cm e anteriormente 20, per cui segniamo da un lato prima 20 e poi 25, dall'altro prima 25 e poi 20. Ed ecco fatto. Questa sarà la linea di taglio che ci permetterà di ottenere i due laterali uguali. Con l'ultima tavoletta faremo il coperchio, il fondo e il frontale. Fondo e frontale andranno a incasso fra i due laterali. Il coperchio invece sarà sopra e dovrà essere sufficientemente lungo per sporgere almeno un pochino dal bordo superiore. Quindi andiamo a segnare le misure per il taglio della tavola. Il coperchio lo faremo lungo 23 cm, mentre fondo e frontale saranno entrambi larghi 16,4 cm, perché siccome andranno incassati tra i laterali e i laterali sono ognuno spesso 1,8 cm, la misura giusta è di 16,4 cm. Visto che le dimensioni di molti di questi pezzi saranno simili, vi consiglio, per non confonderli, di scrivere piccolino su un lato ognuno dei pezzi che cos'è. Sul pezzo del fondo segniamo il centro con le diagonali in maniera tale da fare un foro più avanti che ci servirà per il drenaggio. Sulla parte della fronte invece andremo a segnare poco sotto il margine superiore un punto posto circa 4 cm dal bordo in cui faremo il foro di entrata per il nido. Il foro di entrata misurerà alla fine circa 35 mm.
Visto che il fronte del nido andrà incassato tra i laterali e il fondo, dovremo tagliare via una strisciolina di 1.8 cm, pari quindi allo spessore del legno. E ora procediamo col taglio. Bene, ora abbiamo tutti i pezzi che ci servono. Infatti abbiamo la parte posteriore, i due laterali, il tetto, il fondo che andrà incastrato così e infine il frontale. Ora andiamo ad assemblare il tutto. Prima dell'assemblaggio però facciamo i due fori che ci servono, ovvero sia il foro di drenaggio e il buco di entrata per gli uccellini. Con una punta da legno facciamo il nostro bel foro di drenaggio. Ora possiamo iniziare ad assemblare il nostro nido. Per mantenere i pezzi principali in posizione useremo dei chiodini sottili. Abbiamo montato i laterali. Ora andiamo a incastrare il fondo. Per inchiodare il fondo sulla parete posteriore basterà seguire la linea che avevamo tracciato prima. Ci teniamo sopra di circa 10 mm e siamo tranquilli. Ora abbiamo laterali e fondo, prepariamoci a piazzare il nostro frontale. Anche questo, come abbiamo detto, andrà ad incastro. Bene, abbiamo terminato il corpo della nostra cassetta nido. Ora dobbiamo soltanto inserire il coperchio, che andrà posizionato così. Andiamo a vedere come fissarlo. Per montare il coperchio del nido artificiale useremo delle cerniere in acciaio inox. Andiamo a prendere la misura. Le posizioniamo a circa 3,5 cm dal bordo e andiamo a metterle in questo modo. Il cardine della cerniera deve andare a filo con il bordo. Ci segniamo il punto. Passiamo quindi a fissare il coperchio alla tavola posteriore del nido. Semplicemente lo posiamo, lo facciamo aderire il più possibile al lato obliquo. Come al solito ci segniamo i punti dove andare ad avvitare e procediamo. Infine, come possiamo realizzare una chiusura per il nostro coperchio? Prendiamo un gancino. Io questo l'avevo recuperato da un altro vecchio progetto, per cui non è nuovo, ma non è un grosso problema. Sono dei ganci che hanno un anellino alla fine con una vite. E facendo un po' di pressione andiamo ad avvitarli al coperchio.
Bene. Andiamo a vedere dove cade il gancio. Attacchiamo un altro anellino dotato di vite e segniamo il punto in cui dovremo piantarlo. Ecco qui. Come al solito, un po' di pressione e un po' di pazienza. Ed ecco qui. Il nostro tetto ora ha un gancio di chiusura. La nostra casetta per gli uccellini finalmente è terminata. Come vedete, molto semplice. Il perchio si apre senza problemi. Questo ci permetterà a fine stagione di pulire da eventuali residui dei nidi precedenti. E ora dobbiamo andare soltanto a posizionarla. Questo nido l'ho posizionato sul terrazzo di casa a un'altezza di circa 3 metri. È esposto a ovest e sud-ovest, quindi un'esposizione corretta per favorire l'arrivo di uccellini. Cosa potremmo sperare di richiamare? Beh, visto che qui girano delle cince allegre, è possibile che possano interessarsi appunto a un nido come questo, perché sono uccelli abituati a deporre nelle cavità degli alberi. In generale dobbiamo ricordarci che gli uccelli gradiranno un posto appartato, un posto a prova di gatto ovviamente o di roditore. Dobbiamo cercare di evitare di esporre i nidi a nord. Il nido dovrà sempre essere posto o con il lato anteriore perpendicolare al suolo oppure leggermente inclinato verso il basso, in maniera tale che eventuali acquazzoni non possano penetrare all'interno del foro anteriore. Visto che siamo in tema di nidi, questo è il nido che ha ospitato un nido di cinciarelle tempo fa e che è purtroppo tempo di riparare, perché si è staccata completamente il coperchio, è marcito. Quindi ora andremo a sostituirlo. Ecco che all'interno si vede ciò che rimane del nido delle cince allegre. Era in tessuto di piumini, fili e di muschi. Doveva essere molto morbido. Lo andremo a togliere perché tanto comunque non verrebbe riutilizzato dalle cince e andremo a ripulire bene il nido prima di rimetterlo a posto. Guardate quant'era spesso il nido delle cince, costituito di più strati e con sotto uno strato molto grande di muschio. La cosa incredibile è che questi nidi non perdono una funzione biologica importante una volta che gli animali se ne vanno, perché se riuscite a vedere fungono poi da casa per ragni, invertebrati, coleotteri, c'è una crisalide di falena, insomma veramente diventano dei micro habitat pazzeschi. Ecco, abbiamo una vecchia asse che è più o meno delle stesse dimensioni come larghezza. Calcoliamo la misura posandoci sopra il nostro coperchio e facciamo un semplice segno per capire dove tagliare e poi si procede. Ecco qui il nostro bel pezzetto. Una volta tolte le viti, andiamo a posizionare il nostro nuovo coperchio e con pazienza andiamo a riavvitarle. Anche qui andiamo a realizzare il fermo del nido con un gancino. Prendiamo la misura di dove arriva e posizioniamo in corrispondenza l'anellino. Thank you.
Ed ecco, sistemata anche la chiusura. Per cercare di ritardare un po' la marcescenza naturale del legno, dovuta ovviamente alle piogge a cui sarà sottoposto, ho pensato che questa volta metterò un leggero strato di carta catramata. L'ho recuperata dalla vecchia carta catramata che non usavo più, e la fisserò con dei chiodini, e in questa maniera comunque rimarrà apribile il coperchio, ma sarà un po' protetto dalle piogge principali. Ora andiamo a risistemarlo sul tronco a circa 2 metri d'altezza, in maniera tale da ripristinare la posizione di prima. Perché ho scelto di usare i chiodi questa volta per fissarlo? Perché usando le fasce, se ci si dimentica per sbaglio di allentarle periodicamente, rischiamo di andare a incidere profondamente la corteccia dell'albero mentre questa cresce, e il danno che l'albero riceve è molto maggiore di quello ricevuto per fissare il nido con un chiodo. Ecco amici, come avete visto è stata un'operazione piuttosto semplice. Vi lascio in descrizione dei link a dei libri interessanti. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e vi aspetto. Se avete dei dubbi, delle domande o quant'altro, lasciatemi un commento qui sotto. Ciao a tutti e al prossimo video.